In questa scuola l'ambiente per le attività didattiche è differenziato. Oltre all'aula tradizionale c'è l'area dedicata al lavoro di gruppo, l'area per lo studio individuale e l'area plenaria per riunire più classi. Il docente può organizzare le attività in modo diversificato in funzione dei diversi spazi a disposizione. There wasn't really space enough for everyone and the building was so ugly and we had thousands of books and here we don't have any books, we have iPads instead and I love the building and there's so much space and air around us and everything works. At our school, our future textbook will be provided on an electronic platform. Right now it will be Google Apps, but maybe something else comes around. And it will consist of materials that are written by our own teachers. We have projects where we pay teachers to write textbooks when we don't think the textbooks are good enough or if they are not electronic yet. So we have some projects about that. The textbook material for the oral exam this summer will be written by the class themselves. Everyone writes on a computer. No one writes, no one turns in papers in hand anymore. Per studiare si usano in modo indifferente supporti cartacei e supporti digitali. L'Universum è il grande spazio in cui i ragazzi possono liberamente accedere alle risorse necessarie per le loro attività. Libri, computer, internet. La scuola non è suddivisa in aule, ma presenta spazi aperti distribuiti su tre piani. Ciascun piano è organizzato dai team di docenti e dai pedagogisti utilizzando arredi flessibili. Per il progetto iTech Pilot 4, i ragazzi della seconda liceo della scuola Comandante Federico Jarac di Milano hanno il compito di realizzare contenuti multimediali che serviranno per esporre alcuni principi di algebra ad alunni che frequentano una classe inferiore. Il contenuto di questo video è la probabilità. Spieghiamo molto semplicemente con un esempio molto base che cos'è la probabilità e come si calcola la probabilità rispetto a un evento dato. Torna indietro, qui, più o meno da... Vai. In questo momento stiamo finendo di doppiare dei cartoni animati che abbiamo creato e le voci dei personaggi e i racconti che parlano appunto dei radicali, quello che stiamo spiegando. Nel primo caso l'indice della radice è uguale a 1, mentre Fernando è un numero qualsiasi. L'indice della radice è uguale a 1. Noi tre abbiamo preparato un filmato per ragazzi su come spiegare i numeri razionali e in una maniera più semplice, magari più interattiva, più divertente, che possa coinvolgere i ragazzi di più. Dopo aver caricato il nostro prodotto su YouTube, non è ancora finito il lavoro perché usiamo un sito che si chiama EdTed, è sempre un sito finalizzato all'istruzione, e in questo sito c'è la possibilità di caricare un video da YouTube e poi testare i ragazzi, gli allievi, con un quiz. Cioè, poi noi lo metteremo da TED su Edmodo, da cui poi i vari ragazzini possono rispondere alle domande. Credo che il valore aggiunto sia stato di sperimentare le competenze dei ragazzi, perché conoscenze e abilità io le avevo già su questi argomenti dei numeri razionali, per esempio, testate. Ma dover approfondire un argomento per spiegarlo e narrarlo e anche testarlo loro stessi attraverso la produzione di domande sono competenze di profondità sull'argomento. C'è chi l'ha pensata e l'ha anche costruita.
Tutti la chiamano la scuola del futuro, ma il Savoia Bene in Casa di Ancona è invece molto legato al presente e propone una scuola senza classi. Gli studenti si spostano a seconda della disciplina perché nelle aule ci sono i materiali vari di studio. Le aule sono trasformate, accanto alla lavagna tradizionale, un videoproiettore interattivo o la lavagna multimediale. In queste aule la tecnologia è un mezzo soltanto, perché la concezione, l'elemento più importante è l'apprendimento che cambia, che passa da essere un apprendimento mnemonico, ripetitivo, centrato sulla lezione frontale, a un apprendimento in cui sono i ragazzi protagonisti, in cui la conoscenza non viene impartita, ma si costruisce in gruppo attraverso la collaborazione, il confronto e la negoziazione di significati. Fiore all'occhiello, l'aula 3.0. In Italia aule così si contano sulle dita di una mano. I ragazzi lavorano con il portatile in una stanza che può cambiare assetto grazie agli arredi in cartone e sedie mobili. C'è uno spazio, come avete visto, per la presentazione, l'Agorà, che è il momento in cui ciascun gruppo relaziona e presenta al resto degli studenti il lavoro che ha svolto, la ricerca, i risultati che ha ottenuto. Quindi è un approccio con la materia, con l'argomento trattato in maniera diversa, in maniera più approfondita, in maniera forse più attiva e più divertente, diciamo, nel senso che siamo noi a metterci in gioco riguardo a tutto quello che ci viene proposto. Si chiama insegnamento capovolto. E in queste occasioni l'insegnante sceglie di assegnarci un lavoro da svolgere autonomamente a casa, che noi approfondiamo e poi una volta a scuola partiamo proprio da dubbi o da cose poco chiare, e quindi la lezione in questo senso è molto più, consente di risparmiare tempo prezioso e ci rende comunque i veri protagonisti del tempo scuola. Tutto questo grazie a contributi volontari delle famiglie, per quelle in fascia debole c'è un fondo di solidarietà, grazie agli sponsor e a chi ci mette del suo lavorando anche gratis d'estate. E poi dal prossimo anno ci saranno classi completamente digitali. Avranno il cartaceo a casa per studiare, il digitale a scuola per lavorare col videoproiettore interattivo e per poter fruire di tutte quelle funzionalità nuove che il libro digitale ha. E quindi ecco, anche questa è una nuova frontiera. È una frontiera per la quale i nostri docenti sono in costante formazione e aggiornamento. Da questa scuola rovesciata bisogna poi ricordare che sono partiti due studenti, oggi docenti al MIT di Boston, la più grande scuola scientifica al mondo, gli anconetani Christian Catalini e Giulio Genovesi.